Allora, mi ha detto la banca centrale controlla la quantità di riserve immesse nel sistema bancario. Le riserve bancarie, vi ricordo, sono quella posta contabile, quella sorta di deposito che le banche commerciali hanno presso la banca centrale e che le serve per il sistema, principalmente per il sistema dei pagamenti, anche come garanzia di liquidità della banca commerciale. Quindi, la banca centrale controlla la quantità di riserve facendo operazioni di mercato aperto, che sono principalmente acquisto e vendita di titoli, e abbiamo visto che quando acquista dei titoli aumenta le riserve, quando invece vende titoli riduce le riserve, perché acquista titoli proprio emettendo nuove riserve, digitando nuove riserve, quindi delle nuove quantità da accreditare sui conti correnti delle banche commerciali da cui acquista i titoli, e viceversa, quando invece vende titoli riceve indietro queste riserve dalle banche commerciali e quindi le annulla nel suo bilancio. Quindi in questo modo ha un controllo totale sulla quantità di riserve in circolazione, quindi sulla base monetaria, che non è altro che riserve, abbiamo visto, più circolante. Ci sono altri canali, abbiamo detto, che possono indurre una variazione delle riserve, ma sono tutti canali che comunque la banca centrale può sempre volendo sterilizzare, cioè può sempre volendo compensare con operazioni di mercato aperto. Quindi alla fine lo strumento principale che ha la banca centrale per controllare i tassi di interesse è, da un lato, appunto, la quantità di riserve gestite attraverso le operazioni di mercato aperto e dall'altro questi tassi che lei controlla direttamente. Il tasso marginale di rifinanziamento, quello a cui una banca centrale può finanziarsi in termini, appunto, può prendere a prestito riserve qualora non fosse in grado di trovarne sul mercato interbancario, e il tasso di remunerazione delle riserve depositate presso la banca centrale, cioè quanto rende alla banca commerciale lasciare depositate le proprie riserve sui conti della banca centrale. Questi due tassi, abbiamo detto, definiscono il tetto e il pavimento del corridoio all'interno del quale i tassi a breve, cioè quelli a cui le banche commerciali si scambiano le riserve tra di loro, devono necessariamente stare. Cioè i tassi a cui le banche commerciali si scambiano le riserve tra loro devono necessariamente essere minori del tasso marginale di finanziamento e maggiori del tasso di remunerazione delle riserve presso la banca centrale. Questo perché altrimenti non converrebbe, da un lato, prendere a prestito a tassi maggiori del tasso di rifinanziamento, dall'altro non converrebbe prestare a tassi minori del tasso di remunerazione delle riserve. E quindi abbiamo detto che i tassi interbancari, quelli a cui le banche si prestano moneta tra loro, quindi prestano moneta nel senso di riserve, perché questa è la moneta che usano le banche tra loro per effettuare i pagamenti tra loro, questo tasso interbancario deve stare in questo corridoio e inoltre sarà anche quel tasso che eguaglia la domanda e l'offerta. Quindi abbiamo una curva di domanda inclinata negativamente e una curva di offerta verticale perché dipende dalla quantità che la banca centrale decide di immettere nel sistema di riserve. Quindi in questo modo la banca centrale controlla la quantità di riserve e di conseguenza anche il tasso di interesse. Quindi i tassi in gioco sono questi, sono i tassi del tetto e del pavimento del corridoio e poi il tasso interbancario a cui si prestano i soldi tra loro le banche, che è quello che la banca centrale vuole controllare. Poi ci sarebbe un altro tasso, il tasso ufficiale di riferimento, che è quello a cui la banca centrale è disposta a prestare soldi alle banche su sua iniziativa, cioè lei decide di fare operazioni di rifinanziamento, quindi repo, quindi acquistare temporaneamente degli asset, lo fa utilizzando questo tasso ufficiale di riferimento. Quindi questo è un altro tasso che è quello che dà un po' il tono della politica monetaria, è quello appunto di riferimento, come è chiamato, per cui se volete un po' il tasso centrale di questa banda, a cui la banca centrale fa le sue operazioni però su sua iniziativa, mentre il tasso marginale di rifinanziamento, questo è su iniziativa delle banche commerciali. Comunque, al di là di questo dettaglio un pochino più tecnico, che forse è secondario, quello che è importante ricordarsi a proposito di questi tassi è che esistono un tasso massimo, che è il tetto del corridoio, un tasso minimo, punto. E poi tramite l'incontro di domanda e offerta si determina il tasso a breve a cui le banche tra loro si scambiano riserve sul mercato interbancario. Ok? È più chiaro adesso? Quando il TUR è alto. Cosa succede quando il TUR è alto? Nel senso che appunto alza, la banca centrale alza il tasso ufficiale di riferimento? Beh, quando alza il tasso ufficiale di riferimento alza tutti i tassi si alzano, perché il tasso ufficiale di riferimento è, come possiamo probabilmente vedere nella figura, è sostanzialmente il tasso centrale della banda all'interno del quale oscillano i tassi a breve. Quindi questo è il tasso appunto a cui la Banca Centrale fa le sue operazioni su sua iniziativa. E appunto tipicamente sta più o meno al centro
del corridoio rappresentato dal tasso marginale e dal tasso su depositi. Quindi quando aumenta il TUR vuol dire che sto facendo una politica monetaria restrittiva di aumento dei tassi, perché aumentano un po' tutti i tassi e di conseguenza aumentano anche i tassi a breve del mercato interbancario. Quindi un TUR più alto vuol semplicemente dire che sto facendo una politica monetaria più restrittiva. Se appunto ho alzato il TUR vuol dire che sto alzando tutti i tassi a breve, di conseguenza probabilmente si alzeranno anche i tassi a medio e lungo periodo, eccetera. Quindi semplicemente un'indicazione di una politica monetaria più restrittiva. Non so se era questa la domanda o meno. Comunque, questo è il modo con cui, ok, perfetto. Questo è il modo con cui la banca centrale opera in dettaglio per controllare i tassi di interesse. E abbiamo detto, è importante scendere un po' nei dettagli tecnici di queste cose perché si capiscono alcune questioni piuttosto importanti. Una di queste è appunto il fatto che se la banca centrale sceglie, come ogni monopolista, la scelta tra due alternative. O fissare il prezzo del prodotto di cui è monopolista o fissare le quantità del prodotto di cui è monopolista. Se fissa le quantità a monopolista, il prezzo è determinato dalla domanda, dal mercato. Quindi, questa cosa l'abbiamo vista dicendo che appunto se la banca centrale decide di tenere fisse le riserve perché vuole controllare la quantità di moneta in circolazione, e quindi attraverso il controllo delle riserve vuole controllare la quantità di depositi, attraverso il coefficiente di riserva obbligatoria, e quindi controllare la quantità anche di prestiti, secondo questa visione. Se vuole fare questa cosa, deve necessariamente lasciare fluttuare il tasso di interesse a seguito di oscillazioni della curva di domanda. Lei fissa le quantità, il prezzo lo fissa il mercato in base alla domanda che c'è a quel livello di quantità offerta. Se invece abbiamo detto che questo è quello che tipicamente è descritto nei libri di testo, che la banca centrale determina la quantità di moneta in circolazione e quindi tramite la quantità di riserve, controlla la quantità di depositi attraverso il moltiplicatore dei depositi e quindi c'è un controllo esogeno della quantità di moneta in circolazione. Questa è la teoria del moltiplicatore dei depositi che prevede una relazione lineare tra riserve e quantità di moneta. Quindi se le riserve aumentano del 3%, la quantità di moneta deve aumentare di m per il 3%. E quindi uno si dovrebbe aspettare questa relazione lineare tra riserve e quantità di moneta. Questo non è assolutamente quello che si osserva nei dati e abbiamo detto il motivo è molto semplice perché questo non è quello che ormai da 30-40 anni fanno le banche centrali. E quello che fanno le banche centrali oggi è fissare, abbiamo detto, i tassi di interesse per vari motivi che abbiamo ripetuto più volte. Se la banca centrale fissa i tassi di interesse, come si vede anche empiricamente, che alla fine quello che riescono a controllare è l'andamento dei tassi a breve, che segue quasi sempre in maniera piuttosto precisa l'orientamento della politica monetaria e quindi il tasso ufficiale di rifinanziamento, di riferimento, scusa, il tasso ufficiale di riferimento. Appunto, se la banca centrale fissa i tassi di interesse, allora deve necessariamente lasciare fluttuare le riserve. Appunto, come un monopolista che decide di fissare il prezzo, deve lasciare fluttuare le quantità, deve offrire quelle quantità che il mercato domanda a quel prezzo. E quindi, in presenza di oscillazioni della domanda, la banca centrale deve accomodare queste oscillazioni offrendo la quantità di riserve richiesta dal mercato. Se questo è il caso, e questo è il caso ovviamente, come abbiamo detto e come anche empiricamente osservato, allora vuol dire che l'offerta di moneta è endogena perché è determinata dalla domanda di riserve degli istituti bancari, la quale dipende a sua volta da quanti depositi hanno e da quanti prestiti hanno fatto. E quindi è determinata dalle scelte degli operatori bancari, delle banche commerciali in primo luogo. E quindi è endogena al sistema perché le scelte di questi operatori bancari dipende dal comportamento anche delle persone, se richiedono prestiti, se fanno depositi, quindi dipende endogenamente dal sistema economico. Quindi è determinato all'interno del sistema economico dal comportamento di tutti i soggetti che fanno parte del sistema economico. E questa è una distinzione importante. Abbiamo detto che questo è effettivamente quello che accade se parlate con qualsiasi operatore del sistema bancario, vi conferma questa cosa, che quando c'è una richiesta di prestiti, non c'è un vincolo legato alla presenza di riserve, per effettuare questi prestiti. Perché le riserve vengono eventualmente cercate alla fine del periodo, se non dovessero essere sufficienti, prima nel mercato interbancario e poi, se non fossero disponibili neppure nel mercato interbancario, si potrebbe sempre ricorrere alla banca centrale, la quale è costretta a intervenire per non perdere il controllo del tasso di interesse che ha fissato. Quindi questa è la moneta endogena. E quindi in questo modo si capisce qual è la risposta alla domanda se la moneta esogena o endogena dipende appunto da come si comporta la banca centrale sul mercato delle riserve, su quale scelta opera su quel mercato, se controllare le quantità o controllare il prezzo del denaro.
poi abbiamo detto, se la quantità di moneta è endogena, cos'è che determina quindi alla fine del sistema la quantità di moneta in circolazione? La quantità di moneta in circolazione dipende dalla quantità di prestiti erogati dal sistema bancario. Questo perché, come abbiamo detto la volta scorsa, non sono i depositi una precondizione necessaria per emettere prestiti per il sistema bancario moderno. Questo era in passato, quando il circolante era la moneta più utilizzata. Ma oggi, che la moneta più utilizzata sono i depositi delle banche, quindi la passività delle banche rappresentata da depositi, quello che la banca fa quando emette un prestito è semplicemente una doppia operazione di iscrizione di una posta nell'attivo, i prestiti, e di una contemporanea iscrizione di una posta nel passivo, i depositi. In questo modo i depositi vengono creati contestualmente all'emissione del prestito. E quindi, anche se non vi fossero stati depositi in precedenza, vengono creati al momento del prestito. Quindi, l'esistenza di depositi preesistenti non è un vincolo all'emissione di prestiti. Anzi, sono i prestiti che creano nuovi depositi. E quindi il totale della moneta in circolazione, che è il totale dei depositi presso tutte le banche del sistema, appunto, del sistema economico, la montante di moneta dipende da quanti prestiti sono stati erogati. Se aumentano i prestiti, aumentano i depositi, quindi aumenta M1, che è principalmente determinato dalla quantità di depositi nel sistema. Quindi, logicamente, sono i prestiti che determinano i depositi. Temporalmente i due si creano allo stesso tempo, prestito che guida la creazione dei depositi. Okay? Anche questa è una cosa su cui c'è stato molto dibattito, in realtà, anche tra gli economisti, se la banca fosse un intermediario dei risparmi, quindi fosse un semplice intermediario che raccoglie risparmi e li presta a chi invece ha bisogno di fondi. Oppure se non fosse solo un intermediario, ma fosse anche un creatore di moneta, quindi avesse anche una funzione monetaria. Beh, a questo punto ormai è chiaro, direi, a questo punto del dibattito intendo, che la banca non è un semplice intermediario come magari è scritto su molti libri di testo, ma è in realtà ha una funzione monetaria ben precisa, cioè quella di creare una componente fondamentale degli aggregati monetari, appunto i depositi, che forse è la componente più importante. E quindi vedete che è importante scendere un po' nei dettagli di queste cose perché in questo modo si possono rispondere a domande che in realtà poi sono fondamentali, anche per capire l'andamenti, come vedremo, dell'economia e anche come eventualmente intervenire per correggere eventuali squilibri. Quindi sono i prestiti che determinano i depositi. Questo appunto è stato ormai anche confermato da banche centrali, per esempio la Bank of England nel 2014, quindi nemmeno tantissimi anni fa, ha scritto un bollettino ufficiale in cui spiegava chiaramente questo meccanismo per cui i prestiti creano nuovi depositi. Okay? Quindi su questo ormai penso non ci siano più dubbi. E quindi siamo arrivati quindi a questo punto, abbiamo visto anche la volta scorsa che la visione della banca come semplice intermediario non è accurata, era forse accurata quando, appunto ripeto perché è un punto importante, era forse accurata quando lo strumento monetario principale era il contante e quindi bisognava depositare dei contanti fisici presso la banca perché questa potesse poi prestare fisicamente questi pezzi di carta a chi ne avesse bisogno. Oggi in realtà la moneta è contabile, sono depositi presso le banche commerciali e quindi questi depositi sono creati al momento del prestito, come abbiamo detto. E quindi la banca non è un semplice intermediario, ma è anche un soggetto in grado di creare nuova moneta e quindi di creare anche nuovo potere d'acquisto. Questo è importante perché questo determina, come vedremo, è fondamentale per capire come si sono sviluppate alcune bolle finanziarie e perché si sono potute sviluppare delle bolle così gigantesche, per esempio nel mercato immobiliare. Torneremo su questo. Quindi, la prima descrizione che troviamo spesso in libri di testo non è del tutto accurata, anzi, direi che in realtà è fondamentalmente sbagliata. La banca non è un semplice intermediario, le banche sono creatori di moneta, non tramite semplicemente il moltiplicatore dei depositi, Non è quello il meccanismo. Il meccanismo è che al momento dell'emissione del prestito si creano istantaneamente depositi. Ok. Quindi, se non sono depositi un vincolo ai prestiti, cos'è che vincola la creazione di moneta da parte del sistema bancario? È in realtà l'unico vincolo stringente quantitativo alla creazione di nuovi prestiti e quindi alla creazione di nuova moneta, sono i vincoli patrimoniali, il fatto che la banca deve mantenere un capitale minimo rispetto al suo bilancio, rispetto al suo attivo. Cioè se ha un attivo di 100, la banca deve tenere almeno un 8%, diciamo. In realtà poi questo capitale è pesato per il rischio delle attività che ha in bilancio, quindi non tutte le attività hanno lo stesso peso come assorbimento di capitale. Ci sono alcuni prestiti considerati più rischiosi che richiedono più capitale, altri investimenti, per esempio in titoli pubblici, considerati meno rischiosi, quindi richiedono un capitale minore. Quindi è un capitale
capitale risk weighted, come si dice, cioè pesata per il rischio dell'investimento. Però comunque è un vincolo, cioè io, se ho già raggiunto il limite di capitale, non posso fare nuovi prestiti, nuove emissioni, perché altrimenti l'attivo diventa più grande del capitale che ho a disposizione e quindi violerei questo vincolo patrimoniale. Gli altri vincoli sono vincoli di opportunità, di profittabilità e di opportunità di concessione di prestiti a clienti. E ovviamente la banca, quando presta, deve essere sicura di prestare a soggetti che sono in grado di ripagare i propri prestiti. Quindi si diceva la volta scorsa, appunto, è necessario trovare dei debitori che siano illiquidi perché hanno bisogno di prestiti, ma che siano solvibili, cioè che siano in grado di ripagare il prestito. Quindi questi sono gli unici vincoli. Quindi siamo in un sistema in cui la moneta, quindi la conclusione di tutto questo ragionamento è che oggigiorno siamo in un sistema economico in cui la moneta è principalmente creata, prodotta da una serie di intermediari finanziari bancari e quindi è una forma decentralizzata di creazione monetaria. Questa forma decentralizzata di creazione monetaria in capo a soggetti privati bancari ha dei vantaggi ma anche diversi svantaggi. Ha il vantaggio che appunto se il sistema bancario sa fare molto bene il suo lavoro di creare la quantità giusta di moneta, indirizzarla nei settori giusti, quelli che insomma, ottimizzano, massimizzano la crescita economica, il benessere collettivo, eccetera, allora le cose possono anche funzionare bene. Però se questo invece non accade, come purtroppo è successo molto spesso recentemente, allora si possono avere dei problemi. Alcuni appunto ritengono che questa forma decentralizzata di creazione monetaria in capo a soggetti bancari privati soffra di una scarsa trasparenza e controllabilità della funzione monetaria, cioè non è chiaro appunto come vengono prese queste decisioni di quanto creare di moneta è a favore di chi, e che è fondamentale a favore di chi viene concesso il prestito e quindi questa nuova creazione di moneta. Il problema principale forse è che è fortemente prociclica questa forma di creazione monetaria, cioè si tende, cosa vuol dire fortemente prociclica? Vuol dire semplicemente che si tende a creare tanta moneta quando le cose vanno bene, perché sembra che tutti siano in grado di ripagare i prestiti, sembra che l'economia vada bene e quindi le banche tendono a prestare molto facilmente. Mentre quando le cose vanno male, quando iniziano i fallimenti, quando inizia la recessione economica, le banche chiudono i rubinetti del prestito. E quindi questo aggrava sia la fase di boom economico che soprattutto la fase di recessione, perché se in fase di recessione si riducono i prestiti, questo aggrava ancora di più la crisi economica e può portare addirittura anche a un rischio sistemico. Quindi questo è un grosso problema della creazione monetaria decentralizzata e lasciata a soggetti privati, che ovviamente fanno giustamente il loro interesse, quindi quando le cose vanno bene cercano di massimizzare il profitto e quando le cose vanno male cercano invece di minimizzare le perdite e quindi prestare il meno possibile, ma questo ha delle implicazioni a livello collettivo che non sono ottimali perché appunto si creano questi cicli di boom e crolli, che è appunto una reminiscenza di qualcosa che abbiamo già visto in realtà storicamente, e purtroppo è una cosa che è esistita in passato e in forme diverse, però continua a esistere anche oggigiorno. E poi c'è anche questo problema che per avere una crescita monetaria in un sistema economico bisogna necessariamente trovare qualcuno disposto a indebitarsi, perché l'unico modo per appunto emettere nuova moneta è prestarla e per prestarla bisogna trovare qualcuno disposto a indebitarsi. Torneremo su questo punto fondamentale successivamente. Vabbè, direi che questi sono i problemi principali dell'offerta di moneta endogena come è attualmente. Infatti, ecco, per venire un po' per vedere più in dettaglio come questi problemi si sono manifestati recentemente, soprattutto nell'ultima crisi, appunto vorrei fare una breve analisi di quello che è successo nella crisi del 2007-2008. Diciamo l'ultima crisi, forse non è corretto, però diciamo la crisi del 2007-2008. E in quel periodo si era notato che per avere una crescita del PIL nominale del 4-5% era necessaria una crescita del credito e del debito, quindi dei prestiti del sistema bancario, del 10-15%, quindi almeno 2-3 volte di più della crescita del PIL nominale. Inizialmente questo non aveva preoccupato molto gli economisti, perché gli economisti fino al 2007-2008 si preoccupavano principalmente dell'inflazione. La variabile più sotto controllo, più osservata, che appunto poteva rappresentare un rischio per il sistema, era l'andamento dell'inflazione, ovviamente insieme alla crescita del reddito, del PIL. Ma se il PIL cresceva e l'inflazione rimaneva moderata, i macroeconomisti erano tutti contenti, quindi grandi pacche sulle spalle, perché appunto pensavano di aver trovato la soluzione ai problemi dell'economia. Si era trovato un modo di crescere in maniera stabile, senza periodi di alta inflazione. Semplicemente bisognava sì avere un po' di più di creazione monetaria, di credito e debito, ma questo non sembrava rappresentare un grosso problema perché comunque non alimentava l'inflazione. E questo è il periodo chiamato della Great Moderation, no? La grande moderazione perché c'era una crescita moderata ma priva di
sbalzi di inflazione e di ciclo economico. E quindi gli economisti erano molto contenti di questa situazione. Il problema è che invece questa crescita 2 o 3 volte maggiore del debito e del credito rispetto al PIL stava invece da un'altra parte dove gli economisti non guardavano, cominciando a creare problemi e problemi grossi. E questa parte che gli economisti non guardavano era i mercati finanziari e il settore immobiliare. E nel frattempo questo aumento, questa rapida crescita del debito stava alimentando delle bolle. Questo era il problema, che una crescita del debito superiore a quella del PIL alimenta delle bolle da qualche parte nel sistema. Questo è il problema di cui gli economisti, in gran parte, non tutti ovviamente, ma in gran parte non si erano accorti, comunque avevano sottovalutato, perché c'era comunque l'idea che i mercati finanziari sono efficienti, sanno autoregolarsi, non c'è bisogno di regolamentare, quindi se creano questa quantità di debito e credito, evidentemente è perché c'è bisogno di questa quantità di debito e credito. E un altro aspetto fondamentale legato a questo è che in realtà è fondamentale in che direzione viene allocato questo nuovo credito emesso dal sistema bancario. Perché se i prestiti sono indirizzati ad attività produttive, beh, allora sì, si ha una ma maggiore quantità di moneta in circolazione, ma si ha anche una maggiore quantità di beni e servizi prodotti, perché abbiamo prestato per investimenti, per attività produttive, quindi hanno prodotto beni e servizi, hanno aumentato la capacità di produrli. E quindi questo può evitare pressioni inflazionistiche, perché appunto ha un aumento della quantità di moneta, ma anche un aumento del reddito, della quantità di beni e servizi scambiati. E quindi se le banche avessero prestato principalmente per attività produttive, questo rischio di bolle non ci sarebbe stato. Un pochino diverso il caso se avessero prestato principalmente al consumo, qui probabilmente si sarebbe osservato un aumento dei prezzi, quindi delle pressioni inflazionistiche. Ma anche questo non si è osservato, perché in realtà non era questa la direzione principale in cui i prestiti erano appunto indirizzati. La maggior parte dei prestiti invece era a favore di acquisto di attività finanziarie, ma soprattutto di attività immobiliari, cioè di case, di mutui per la casa. Se il sistema bancario aumenta la quantità di prestiti per acquisti di beni, di titoli finanziari o di beni immobiliari, come le case, che sono sostanzialmente offerta rigida, cioè la quantità offerta di case in un dato momento cambia di poco da un anno all'altro, perché la quantità di case che si possono costruire in un anno è una percentuale molto piccola della quantità di case esistenti. Quindi se il sistema bancario pompa moneta in un settore dove l'offerta è fissa, cosa vi aspettate che succeda? Aumentano i prezzi delle case, esattamente. E quindi per questo si parla di rischio bolle, perché aumentano i prezzi delle case, e per esempio i prezzi delle case, se facciamo il caso delle case, ma se invece facciamo il caso di attività speculative per cui la gente si indebita per investire, per esempio, sui titoli tecnologici, Nasdaq.com, eccetera, lo stesso aumenterà la domanda di questi titoli. Questi titoli ugualmente sono in un'offerta più o meno rigida, ci saranno delle nuove emissioni azionarie per sfruttare questo momento di boom, ma in gran parte la quantità di titoli esistenti è più o meno quella. E quindi questo credito indirizzato verso l'acquisto di attività finanziarie e immobili che sono ad offerta più o meno rigida crea tipicamente una bolla nel mercato in cui questo credito è indirizzato. E questo è un po' il modo in cui si sono create la maggior parte delle bolle che si sono osservate storicamente. Qui avete una interessante rappresentazione delle principali bolle, non tutte, ma le principali che si sono avute negli ultimi 50 anni, più o meno. La bolla Nikkei, quella giapponese, in realtà era legata alla bolla immobiliare, quindi anche questa è una bolla immobiliare. Questa è una bolla legata al fatto che tutti investivano nei paesi asiatici, le cosiddette tigri asiatiche, che stavano crescendo rapidamente in quegli anni. E anche qui questi prestiti, ovviamente, cioè, sì, sono prestiti che il resto del mondo faceva ai paesi asiatici, e anche questo è stato alimentato comunque da persone che si indebitavano. La bolla tecnologica, ugualmente, anche questa, ma quella forse che è stata alimentata maggiormente da una crescita dei prestiti indirizzata all'acquisto di case, è quella appunto della bolla immobiliare americana, scoppiata nel 2007-2008. Quindi, quando si crea eccessivi crediti e prestiti a favore di acquisto di attività finanziarie e beni immobili ad offerta rigida, si crea tipicamente una bolla. E vediamo come si comportano le banche, quali sono le decisioni di investimento delle banche. Allora, questa è la rappresentazione sì, grafica di quanto le banche prestano nelle varie direzioni, nei vari settori. Questo è quanto, quindi la parte azzurra è quanto prestano le banche a imprese non finanziarie. Quindi questa è
quella che dovrebbe essere, almeno rispetto a quello che è scritto nei libri di testo, l'attività principale del sistema bancario, cioè prestare a imprese non finanziarie, cioè imprese che producono qualcosa, che usano questi soldi per fare investimenti e comunque per alimentare la crescita dell'economia reale. Perché solo una piccola parte in realtà dei finanziamenti complessivi delle banche finiscono alle imprese che producono qualcosa di reale. La maggior parte dei finanziamenti, questo vale per le banche inglesi, ma vale in generale per tutte le banche, come vedremo, la maggior parte dei prestiti sono concessi per acquisto di beni immobili di tipo abitativo o di tipo commerciale, ma comunque beni immobili in ogni caso, e poi il resto prestiti al consumo. Quindi vedete, comunque la stragrande maggioranza dei prestiti delle banche è a favore di acquisto di beni immobili. Ma perché succede questo? Beh, è molto semplice, dal punto di vista della banca è forse anche razionale. Cioè è chiaro che prestare a fronte di una garanzia reale come un immobile, per cui se le cose vanno male e il debitore non mi ripaga il prestito, mi posso sempre prendere la casa e rivenderla, quindi è una garanzia reale su cui rivalermi in caso di fallimento, è molto meno rischioso che prestare a una startup di un giovane studente che magari ha un'idea brillante e però non ha garanzie, non ha un piano industriale chiaro e comunque è molto più rischioso fare questo tipo di prestiti per attività imprenditoriali. È molto più sicuro dal punto di vista della banca investire, cioè prestare dei soldi a qualcuno che li usa per comprare una casa perché quella poi diventa la garanzia del prestito. E quindi è abbastanza normale che le banche prendano queste decisioni di investimento che dal loro punto di vista sono anche forse giustificabili, però probabilmente non sono le scelte ottimali dal punto di vista collettivo del benessere sociale, no? Perché appunto invece di alimentare la crescita economica si alimenta le bolle immobiliari in questo modo. E questo è un problema grosso, perché appunto è legato al discorso che abbiamo delegato la funzione di creazione della moneta a una serie di soggetti decentrati e privati che ovviamente fanno giustamente il loro interesse, però il loro interesse non necessariamente coincide sempre con l'interesse collettivo. E questo è un caso in cui appunto si indirizza la nuova moneta di nuova creazione in settori in cui non è così utile, perché non facciamo altro che alimentare la concorrenza degli operatori tra loro nel cercare di aggiudicarsi dei beni che sono a offerta limitata. Quindi stiamo semplicemente alimentando questo gioco a somma zero di ognuno che cerca di accaparrarsi la casa più bella nel quartiere più prestigioso. Però appunto è un gioco a somma zero perché non produce nessuna nuova ricchezza, nessun aumento di benessere collettivo. È semplicemente una competizione piuttosto sterile a livello aggregato tra individui nell'acquisto di particolari tipi di immobili. E questa comunque è la tendenza che si è osservata in tutti i paesi, questa è la media di quanto le banche prestano per mutui in 17 paesi dal 1870 al 2010. E vedete che dagli anni 60-70 e soprattutto dagli anni 90, questa percentuale di quanto le banche prestano per attività, insomma, per acquisti di beni immobili è decisamente aumentata, fino ad arrivare quasi all'80%, 80% in media su 17 paesi. Quindi vuol dire che gran parte dei prestiti del mondo è legato a acquisto di immobili. Si può vedere la stessa cosa più in dettaglio, vedendo come era questa percentuale, la parte in rosso, percentuale nel 1928, come era nel 1970 e come era nel 2007. In tutti i paesi questa percentuale è decisamente aumentata. Quindi questo tipo di comportamento delle banche che tendono a privilegiare prestiti a fronte di garanzie reali e quindi tipicamente prestiti per l'acquisto di case e di beni immobili, porta a un problema, cioè che la moneta endogena alimenta queste bolle immobiliari. E perché quello che succede poi è che crea un circolo che possiamo definire virtuoso finché non crolla, però in realtà quindi è vizioso perché sta alimentando una bolla. Questo ciclo è il seguente: abbiamo detto se aumento i prestiti, chiaramente aumentano i valori delle case. Se aumentano i valori delle case, la banca è più tranquilla perché il valore della sua garanzia è aumentata. E allo stesso modo anche le famiglie, vedendo i prezzi delle case che salgono e vedendo altre famiglie che stanno guadagnando da questa attività perché hanno comprato una casa che poi si è rivalutata, sono anche loro incentivate a partecipare a questa attività economica di acquisto della casa, prendendo a prestito dalla banca e comprando case nella speranza che i prezzi delle case continuino ad aumentare, così anche loro possono trarne un guadagno.
E la banca, dal suo punto di vista, è ben contenta di prestare perché appunto ha comunque un guadagno, e poi comunque, siccome i prezzi delle case aumentano, il rischio di questi prestiti è ridotto, perché male che vada, avendo per recuperare un prestito di 100, vendo una casa che sul mercato vale 120-130, quindi anche se la vendo sotto costo perché è una vendita di urgenza, però sicuramente mi riprenderò i miei 100 di prestito. Quindi il fatto che i prezzi delle case aumentassero costituiva un incentivo ad aumentare i prestiti sia dal lato della domanda, delle famiglie che chiedevano nuovi mutui per partecipare a questa operazione, e dalla parte delle banche che si sentivano più sicure dato che le garanzie a disposizione crescevano. E quindi questo si alimenta perché ovviamente maggiori mutui vuol dire maggiori prestiti delle case e così via. E quindi è un ciclo che si alimenta e porta appunto a queste bolle. Quindi ci aspettiamo, se questo ciclo che stiamo descrivendo è una buona rappresentazione della realtà, ci aspettiamo di vedere una crescita dei prestiti, quindi degli attivi delle banche, e una crescita dei prezzi delle case. E questo è quello che vediamo, che abbiamo visto nell'evoluzione della bolla immobiliare americana. Abbiamo visto gli attivi degli intermediari bancari in generale crescere in maniera enorme negli anni precedenti alla crisi. Questi sono vari soggetti bancari o simili a bancari, quindi shadow banks, soggetti non formalmente bancari ma che di fatto si comportavano come banche, e altre forme di indebitamento di vario tipo. Quindi tutti crescevano molto, appunto a confermare questo fatto che tutti stavano concedendo molti prestiti, quindi i loro bilanci, l'attivo dei loro bilanci cresceva molto rapidamente. Dall'altro lato, evidentemente, anche i prezzi delle case crescevano molto. Quindi questa interpretazione, questa descrizione della realtà è effettivamente confermata molto chiaramente nei dati. I prezzi delle case ebbero un aumento che non si era mai osservato prima, in America, che era appunto alimentata questa enorme crescita degli attivi degli intermediari finanziari, proprio a causa di questo ciclo che si diceva prima. Quindi questo ha portato un'enorme bolla, una mega bolla, che ha comportato anche ovviamente, cioè se ci sono prestiti, c'è qualcuno che prende a prestito, quindi c'è qualcuno che si indebita. Quindi cosa ci si aspetta anche di vedere? Che il livello di debito complessivo del sistema, quindi la somma di tutti i debiti, è cresciuto. E infatti, se osserviamo l'andamento del debito totale, privato e pubblico, in America, dagli anni 90 in poi, è cresciuto molto molto rapidamente a seguito di questo genere di operazioni. E vedete che è principalmente il debito privato che cresce, non tanto il debito pubblico, che è cresciuto solo dopo lo scoppio della bolla. Cresceva il debito privato perché appunto se c'erano prestiti da parte delle banche vuol dire che c'era qualcuno che prendeva prestiti e quindi che si indebitava. E quindi il ciclo era un po' questo, che c'era un aumento dei prestiti che creava un aumento dei prezzi, degli asset finanziari, ma principalmente asset immobiliari, che a sua volta creava delle aspettative di crescita futura che incentivava a indebitarsi ancora di più, dalla parte quindi della domanda. Da parte dell'offerta, quindi da parte delle banche, le banche si sentivano più tranquille, vedevano che le cose comunque andavano bene, quindi i debitori ripagavano i propri debiti perché comunque avevano il valore della casa che era cresciuto, quindi eventualmente potevano sempre rifinanziare i loro debiti con una garanzia reale più alta, e quindi l'attitudine delle banche era favorevole al rischio, e quindi anche le banche erano ben contente di concedere ancora più credito. E quindi questo è un ciclo che si alimentava. Però questo ciclo implicava la creazione di tanto debito, e prima o poi qualcuno con un eccesso di debito è costretto a fallire. Cioè, quando si concede troppi debiti a troppe persone, prima o poi i fallimenti iniziano perché non tutti sono poi in grado in realtà di, soprattutto quando la crescita dei prezzi delle case comincia a rallentare per vari motivi, iniziano i problemi, iniziano le persone che non sono in grado di pagare il mutuo, iniziano i fallimenti, e quindi si passa alla fase invece di crollo, che è esattamente gli stessi meccanismi di prima, solo che col segno opposto. Abbiamo i prezzi che cadono creano aspettative negative sull'andamento futuro dei titoli, e quindi le persone non hanno più l'incentivo a indebitarsi per comprare dei titoli che stanno crollando, quindi riducono, anzi semmai cercano di ridurre l'indebitamento. Le banche temono appunto una crisi, quindi diventano più prudenti nell'emettere nuovi crediti, anzi semmai chiedono rientro dei prestiti che avevano concesso precedentemente per paura di non essere in grado di recuperarli successivamente. Quindi c'è una riduzione, quindi un aumento delle precauzioni, delle paure del sistema bancario, che appunto diventa più cauto nel giudicare il rischio di credito dei debitori, e quindi restringe l'offerta di credito. E quindi se si riduce il credito si riducono i prezzi, eccetera. Quindi si entra nella spirale invece negativa della bolla. Ma sono esattamente gli stessi meccanismi, solo che operano in senso inverso, col segno opposto. Questo
è chiamato in letteratura Minsky Moment, perché Ivan Minsky era un economista che aveva previsto tutto questo prima che del 2007-2008, molto prima, però era stato piuttosto trascurato dagli economisti, come si dice, mainstream, cioè quelli maggiormente ascoltati, diciamo. E però poi dal 2007-2008 è stato rivalutato, e questo momento, il momento del crollo della bolla, in cui c'è l'inversione di questi cicli, da positivi a negativi, è chiamato appunto momento di Minsky, o Minsky Moment. E cosa succede quando crolla una bolla? Se nel 2008 avessimo voluto sapere cosa sarebbe successo alle economie americane, ma anche quelle europee, perché poi tutti furono bene o male coinvolti in questo processo, cosa sarebbe successo a seguito di questo scoppio della bolla, bastava, in realtà, sarebbe bastato guardare a quello che successe al Giappone dopo lo scoppio della sua enorme bolla negli anni 90. Cioè, il Giappone in realtà era già passato da questa strada prima di noi negli anni 90. Perché il Giappone aveva avuto esattamente lo stesso fenomeno, quello che avevamo visto prima nel grafico, la bolla del Nikkei. In realtà era una bolla immobiliare enorme, in cui i prezzi dei terreni e delle case erano aumentati di 4 volte nei 10 anni precedenti al 1990, e avevano raggiunto livelli stratosferici. Cioè, si parla, non si sa se è una cosa vera o mitologica, però si racconta che il valore immobiliare del Palazzo Imperiale, che si trova al centro di Tokyo, palazzo, insomma, con i giardini e tutto, se questo valore, questa proprietà immobiliare si fosse potuta sviluppare, quindi costruirci sopra, avrebbe avuto un valore di mercato pari ai valori immobiliari di tutta la California o di tutto il Canada, addirittura. Quindi il Palazzo Imperiale al centro di Tokyo valeva tanto quanto tutte le case, tutti gli immobili in California o tutti gli immobili in Canada. Non si sa se questo è vero, sicuramente si sa, comunque i livelli raggiunti furono veramente stratosferici. E infatti a un certo punto poi ci fu il crollo, e il crollo fu drammatico perché il mercato immobiliare perse l'87% del suo valore nel giro degli anni successivi, insomma, negli altri 10 anni. E questo vuol dire appunto una perdita enorme, questo vuol dire distruggere completamente i bilanci degli operatori che avevano acquistato qualsiasi cosa legata all'immobiliare. E quindi è esattamente quello che successe anche negli Stati Uniti, anche se in forma ridotta, perché negli Stati Uniti il crollo della bolla comportò una caduta dei prezzi del 20-30%, invece in Giappone addirittura 87%. Cosa succede quindi quando scoppia una bolla? Cosa successe in Giappone? Beh, quando scoppia una bolla vuol dire che se voi avevate iscritto a bilancio un immobile, perché avevate acquistato un immobile, che siate famiglie, che siate banche con immobili commerciali, le banche più che altro hanno un problema di prestiti, quindi diciamo famiglie e imprese che avevano investito parte della loro ricchezza in immobili si trovavano la loro ricchezza ridotta considerevolmente, quindi l'attivo si riduce molto, il passivo rimane quello perché comunque voi avete dei prestiti che dovete ripagare e quindi il vostro bilancio va, come si dice, sott'acqua, cioè capitale scende sotto il livello minimo di guardia, può anche addirittura andare negativo, comunque avete grossi problemi di bilancio, i vostri bilanci sono devastati da questa cosa. Lo stesso le banche che avevano concesso prestiti persone che avevano comprato case e immobili, e si trovano molti di questi prestiti che valgono molto meno perché molti di questi debitori non saranno in grado di ripagare proprio a causa di questi bilanci devastati. E quindi anche le banche avranno un bilancio molto devastato perché appunto gran parte dei suoi prestiti diventeranno prestiti incagliati, cosiddetti non performing loans, e quindi avranno dei problemi anche loro di bilancio. Quindi quando tutti i soggetti nell'economia hanno problemi di bilancio, si entra in quella che Richard Cook, che studiava questo fenomeno del Giappone già prima della crisi, quella che Richard Cook chiama balance sheet recession, cioè recessione indotta da problemi di bilancio, da bilanci deteriorati. E infatti lui aveva previsto questa cosa, aveva previsto che se non ci fosse stato un forte intervento da parte del settore pubblico si sarebbe fatto la fine del Giappone. Cosa fece il Giappone? Che comunque il Giappone riuscì in ogni caso a fare in modo che il PIL prodotto dal Giappone non scendesse mai al di sotto del livello raggiunto al momento del picco della bolla. E questo fu in realtà un grande risultato. Ma il Giappone ci riuscì proprio perché, seguendo le indicazioni anche di questi economisti come Richard Ku, intervenne molto pesantemente con uno stimolo fiscale gigantesco, che quindi tenne comunque a galla il sistema economico. Nonostante questo enorme stimolo fiscale giapponese, quello che si osservò in Giappone fu molto interessante. Si vide che, appunto, i privati, le imprese in particolare, qui abbiamo le barre bianche, sono quanto le imprese prendevano a prestito dal settore finanziario, e in rosa quanto le imprese raccoglievano dai mercati finanziari come investimenti, come finanziamenti. Prima della bolla, ovviamente, le imprese erano estremamente
indebitate, nel senso che prendevano molto a prestito dal sistema finanziario. Al momento dello scoppio della bolla, in realtà un pochino prima, probabilmente si erano accorti che c'era qualcosa che non andava, cominciarono a ridurre i loro debiti nei confronti, cioè cercano di prendere meno a prestito dalle banche, dal settore finanziario. E questo processo continuò decisamente per tutto il periodo post scoppio della bolla. In realtà arrivarono addirittura per un lungo periodo a avere un prestito negativo. Prestito negativo vuol dire che stanno ripagando i debiti accumulati in precedenza. Quindi stanno risparmiando per cercare di uscire da una situazione di eccesso di debito. Perché appunto quello in cui si erano venuti a trovare queste imprese era la situazione seguente. Avevano questi bilanci in cui avevano accumulato molti debiti negli anni precedenti, a cui però finché gli asset erano cresciuti, questo non rappresentava un grosso problema. Quando gli asset, scusate, già che vengono altri. Quando gli asset crollano perché la bolla scoppia, si ritrovano un attivo ridotto e un passivo enorme, perché comunque hanno questi debiti accumulati. E quindi si ritrovano la necessità di ridurre questo eccesso di indebitamento, perché altrimenti non possono gestire un bilancio così malmesso, così deteriorato. Quindi quello che cercano di fare razionalmente è quello di ripagare i prestiti che avevano ricevuto dal sistema bancario negli anni precedenti. E questa è la cosa più giusta da fare in realtà, perché se voi avete un'impresa che produce profitti, perché comunque le imprese giapponesi vendevano prodotti in tutto il mondo, le macchine giapponesi, le fotocamere, le motociclette, venivano vendute in tutto il mondo. E quindi il loro business era comunque di successo, comunque un business che generava un cash flow positivo. Quindi avevano questa attività economica funzionante che rendeva comunque un guadagno positivo ogni trimestre, e avevano però questo problema del bilancio deteriorato. E quindi quello che era razionale fare era cercare di utilizzare questo cash flow positivo dell'attività economica dell'impresa per ripagare i debiti accumulati in precedenza. Quindi questo è quello che tutti i manager giapponesi decisero di fare, cioè risparmiare, non ovviamente distribuire dividendi il meno possibile e accumulare guadagni per ripagare i debiti presenti in bilancio. E questo processo andò avanti per almeno 15 anni dallo scoppio della bolla. Quindi sono dinamiche di lungo periodo che vanno avanti per molto tempo, perché richiede molto tempo ripagare i debiti accumulati durante una bolla. E quindi è un processo lungo e doloroso in cui le imprese non investono, non prendono a prestito, quindi non c'è creazione monetaria, perché i prestiti semmai vengono ripagati, non vengono fatti di nuovi. E quindi c'è una tendenza alla recessione economica, perché appunto una parte dei risparmi finisce a ripagare i debiti preesistenti e non viene invece reimmessa nel circuito produttivo. E quindi, secondo Richard Ku, questo è quello che succede dopo lo scoppio di una bolla immobiliare. Quello che succede, appunto, è che le imprese da investitori netti, cioè che prendono a prestito, diventano risparmiatori netti, cioè che invece di prendere a prestito ripagano i prestiti accumulati. E questo rovescia completamente il comportamento tipico delle imprese, che quindi invece di prendere a prestito e investire, come scritto nel manuale di economia, fanno il contrario, diventano risparmiatori netti, quindi anche loro risparmiano. Ma se tutti risparmiano, si entra in quel paradosso che già Keynes aveva descritto molto bene, il paradosso della parsimonia, per cui tutti individualmente cercano di risparmiare, ma se tutti risparmiano, nessuno spende, se nessuno spende, nessuno guadagna, perché il consumo, la spesa di uno è il reddito di un altro. Quindi se non si spende non c'è nemmeno guadagno dall'altra parte, non c'è accumulazione di reddito, e se non c'è reddito non c'è nemmeno risparmio. Quindi sebbene si fosse razionale a livello individuale cercare di ripagare i debiti accumulati durante la fase di bolla immobiliare, dal punto di vista aggregato era impossibile farlo contemporaneamente se tutti avessero cercato di appunto risparmiare per ripagare i propri debiti, perché questo avrebbe depresso l'economia, perché se tutti risparmiano e pochi consumano, c'è poco reddito prodotto e quindi c'è poco accumulo di reddito e quindi anche di risparmio. Quindi perché si possa avere una fase si chiama deleveraging, perché quando accumulate molti debiti state aumentando il vostro leverage, il vostro rapporto tra passività e capitale, chiamato leverage, effetto leva. Il deleveraging è semplicemente cercare di ridurre questa leva, quindi cercare di ridurre le passività rispetto al capitale.
E questo è molto doloroso e lungo, richiede molto tempo e soprattutto è impossibile se non c'è un soggetto nell'economia che invece di risparmiare fa la cosa opposta, si indebita. E quindi questo è quello che è accaduto in Giappone e che secondo Richard Kuh identifica un nuovo stato dell'economia che non è descritto dai libri di testo, perché nei libri di testo tipicamente si assume che esistano nell'economia soggetti disposti a indebitarsi, dipende solo dal tasso di interesse. Se il tasso di interesse è sufficientemente basso, in teoria dovrebbe esistere qualcuno disposto a indebitarsi a quel tasso di interesse. Quindi Richard Kuh suddivide l'economia in quattro stati. Quelli rappresentati in blu, in questo quadrato, sono quelli standard in cui esiste sempre la presenza di qualcuno disposto a indebitarsi, quindi i cosiddetti borrowers. Questa è la parte, diciamo, più analizzata nei libri di testo, quando per un motivo o per l'altro, è sempre possibile trovare nuovi soggetti disposti a indebitarsi. C'è poi il fatto se vi siano o meno invece soggetti disposti a prestare, quindi tipicamente banche disposte a prestare. Nei libri di testo si considera il caso in cui le banche siano in difficoltà e non prestino, il cosiddetto credit crunch, cioè la restrizione alla creazione di crediti. Questo problema però è un problema che storicamente si sa affrontare, cioè si sa come, per esempio, ricapitalizzare una banca in difficoltà o come sostenere una banca che ha problemi di liquidità, appunto, tramite la banca centrale che fornisce liquidità di emergenza. Quindi il caso 2, quello in cui ci sono borrowers, cioè ci sono soggetti disposti a indebitarsi e però non ci sono banche disposte a prestare, è un caso che siamo in grado di risolvere, anche gli economisti standard hanno individuato e hanno trovato soluzione. Il problema è quando non ci sono borrowers, che è invece un caso, secondo Q, che non è stato analizzato in economia. Ed è il caso più grave, perché se è facile da un certo punto di vista aiutare le banche a rimettersi in piedi dal punto di vista della concessione del prestito, è molto più difficile convincere una grande quantità di soggetti privati a indebitarsi se non sono intenzionati a farlo. E quindi, secondo Q, questa è una situazione molto più pericolosa per un'economia, perché non è chiaro come uscire da questa trappola della balance sheet recession. Perché se non ci sono persone disposte a prendere prestito, appunto non ci sono prestiti, quindi non c'è creazione monetaria, quindi non c'è crescita. È possibile passare dallo stato 4, quello in cui non ci sono neppure prestatori, allo stato 3, aiutando le banche, come si diceva prima, ma uscire dallo stato 3, una volta che siamo entrati nello stato 3, quello in cui non ci sono appunto sufficienti debitori, questo è molto più complicato e richiede molto tempo, come l'esempio del Giappone ha mostrato chiaramente. E questo è pericoloso in un'economia, trovarsi in questo stato in cui non ci sono sufficienti debitori, perché il rischio è di avvitarsi in una cosiddetta spirale deflazionistica. Cosa vuol dire? Che se io ho un'economia che produce un reddito di 1.000 e 900 sono spesi direttamente e 100 risparmiati, cosa succede? Questi 900 consumati diventano il reddito di qualcun altro, perché appunto il consumo di uno è il reddito di un altro. Gli altri 100, cioè finiscono nel sistema finanziario, perché sono risparmiati, quindi finiscono in banca o da qualche altra parte nel sistema finanziario. Se il sistema finanziario questi 100 li ripresta a qualcuno che li spende, allora anche questi diventeranno reddito di qualcun altro e quindi avremo comunque il reddito che ritorna 1.000 come in precedenza. Se invece questi 100 che sono stati risparmiati non vengono prestati e rimangono invece nel sistema finanziario, la spesa totale dell'economia rimane 900 e quindi il reddito prodotto è solo 900. Se questo meccanismo si ripete in ogni periodo, e per cui ogni periodo il 10% viene risparmiato e rimane intrappolato nel sistema finanziario, ogni volta il reddito si riduce del 10%. In questo modo il reddito può crollare molto rapidamente in un'economia che ha questo problema per cui i risparmi non escono più dal sistema finanziario. E quindi è estremamente pericoloso per l'economia trovarsi in questa situazione. Quindi il fatto che non vi siano soggetti disposti a indebitarsi, quindi che non ci sia possibilità di prestare a qualcuno perché nessuno è disposto a indebitarsi, è un grosso problema, perché appunto non consente di mantenere i consumi a un livello che consente la crescita economica. Quindi si può vedere da diversi punti di vista il problema, si può vedere dal punto di vista della creazione monetaria o dal punto di vista dei consumi effettivi del sistema. In ogni caso, il fatto che non vi siano prestiti porta l'economia in una spirale deflazionistica, in cui appunto c'è meno consumo,
il reddito scende, meno reddito, meno consumi e così via. E la cosa ovviamente si avvita, come sappiamo, dalla teoria keynesiana. Quindi questa cosa si può vedere anche dal punto di vista dei bilanci settoriali. Cioè, dividendo l'economia in quattro settori, si può vedere quando succede questa cosa. Cioè, quando il settore privato risparmia troppo, risparmia in eccesso rispetto a quello che dovrebbe fare, in particolare le imprese. Quello che bisogna guardare con attenzione è il comportamento delle imprese, perché le imprese dovrebbero, nei casi insomma, normali, dovrebbero essere dei soggetti che prendono a prestito al netto, cioè che si indebitano tipicamente. Se le imprese non si indebitano, le famiglie difficilmente tendono a indebitarsi per periodi lunghi, abbiamo un problema, perché allora poi qualcuno bisognerà che compensi questa mancanza di indebitamento. Quindi è bene vedere chi si indebita e chi no, guardando appunto ai bilanci settoriali, che rappresentano lo stato di surplus o deficit di quel settore economico. Quindi se noi facciamo questa analisi su quello che è successo in Giappone, vediamo chiaramente quell'effetto che abbiamo visto prima. Allora, qui abbiamo le imprese che sono la linea blu. La linea rossa tratteggiata sono le famiglie, che tendono tipicamente a risparmiare. E poi abbiamo il governo, che può essere in surplus o in deficit, tipicamente in deficit, però può anche avere dei periodi in cui è in surplus. E poi abbiamo l'estero, il resto del mondo, che nel caso del Giappone è tipicamente in deficit, cioè vuol dire che il Giappone esporta di più di quello che importa, e quindi il resto del mondo è in deficit nei confronti del Giappone. Vedete, qui vediamo esattamente quello che è successo prima, che prima dello scoppio della bolla, quindi prima degli anni del 90, il settore delle imprese si indebitava notevolmente, aveva aumentato molto il suo indebitamento per partecipare a questa crescita della bolla. Dopo lo scoppio della bolla, le imprese cominciano a ripagare i propri debiti, a ridurre il proprio indebitamento fino appunto a diventare risparmiatori netti e anche grossi risparmiatori netti. Quindi passano da un meno 11% in cui erano in deficit, quindi si indebitavano a un ritmo dell'11% l'anno rispetto al PIL, questi sono tutti dati in rapporto al PIL, è passato da un meno 11% a un più 11% di risparmio, quindi una pressione deflazionistica del 20% da parte delle imprese, 20% del PIL. Quindi un'enorme pressione inflazionistica che ovviamente porta a una recessione, a una scarsa crescita, perché per il motivo che si diceva prima, che i consumi si riducono perché tutti tentano di risparmiare, nessuno consuma e questo porta al paradosso appunto di Keynes, della parsimonia. Quello che succede naturalmente e che ha tenuto a galla un po' il sistema economico giapponese è che il governo da una situazione di attivo passa a un forte deficit, per cui ogni anno aveva dei deficit del 7-8% per molti anni. Poi hanno tentato di riportare il bilancio a una situazione più di stabilità, ma poi c'è stata la seconda crisi, insomma quella del 2007, e quindi nuovamente si è riverificato quello che si è verificato dopo lo scoppio della prima bolla, cioè che le imprese hanno ripreso a risparmiare per cercare di ripagare i debiti che ancora avevano in bilancio. Ok, quindi questo è lo scenario che ci si aspetta dopo lo scoppio di una bolla. Dopo lo scoppio di una bolla ci si aspetta che il settore privato vada in difficoltà, che non sia più disposto a indebitarsi, ma che invece cerchi piuttosto di ripagare disperatamente i propri debiti. E questo però pone un freno alla crescita economica, un grosso peso sulla crescita economica, che anzi può diventare un fardello che porta l'economia alla recessione, come è successo nel 29. Nel 29 è successo qualcosa di molto simile e tutti tentarono di risparmiare e questo portò al crollo dell'economia. Quindi se questa analisi è giusta, dovremmo vedere delle cose simili anche post 2007 nei paesi che sono stati coinvolti dalla bolla immobiliare negli Stati Uniti. Allora, questo è semplicemente quello che abbiamo detto, che famiglie e imprese diventano risparmiatori netti, c'è una forte pressione deflazionistica da parte delle imprese che da debitori diventano risparmiatori, e questo ha prodotto questa lunga stagnazione in cui si è trovato il Giappone dal 90 a oggi. Quindi no, ancora oggi il Giappone risente dello scoppio della bolla degli anni 90. Quindi questi effetti legati a queste bolle alimentate dalla moneta endogena creata in questo modo dal sistema bancario, ha effetti di lungo periodo. Appunto, nel Giappone, dopo 30 anni, ancora il settore privato sta risparmiando il 6% del PIL in presenza di tassi negativi. Questo è contrario a tutto quello che si trova nei libri di testo, per cui se si riducono i tassi di interesse, i prestiti
ripartono e quindi la crescita riparte. Questo non è il caso quando usciamo da una grossa bolla. Quando usciamo da una grossa bolla, in realtà c'è talmente tanto debito in circolazione che nessuno gli passa minimamente per la testa di indebitarsi nuovamente. Anzi, sono tutti impegnati disperatamente nel cercare di ridurre l'eccessivo indebitamento. E questo porta a una lunga e dolorosa stagnazione del sistema economico. Quindi queste bolle alimentate da questo tipo di creazione monetaria che abbiamo nel modo in cui è disegnato il sistema economico attuale, porta a delle crisi di lungo periodo. E infatti anche la crisi del 2007-2008 in Europa ancora si sente ancora molto, perché ancora non siamo tornati ai livelli di reddito che avevamo nel 2007-2008 in tutta Europa, non solo in Italia. E lo stesso per i livelli di disoccupazione, eccetera. Sono purtroppo dinamiche che richiedono tempi molto lunghi per essere sanate. E quindi purtroppo queste bolle hanno un impatto notevole sull'economia, non solo su aspetti finanziari e monetari, hanno effetti reali di lungo periodo e molto pesanti, purtroppo. Quindi per questo sto spendendo un po' di tempo nel cercare di spiegare questo tipo di analisi, perché effettivamente le conseguenze di una bolla, soprattutto una grande bolla immobiliare come quella giapponese o quella statunitense, ha effetti devastanti di lungo periodo. E purtroppo di queste bolle ce ne sono state tante negli anni dal 2000 al 2007-2008. Non era solo gli Stati Uniti che hanno avuto una bolla, hanno avuto un'enorme bolla anche l'Irlanda, la Spagna, in parte anche l'Olanda. E appunto, quindi se questa analisi è corretta, dovremmo trovare anche in questi casi effetti simili, quindi quella che viene chiamata appunto una balance sheet recession anche in questi paesi, cioè vedere il settore privato che diventa un risparmiatore netto importante nell'economia. Effettivamente questo è quello che si osserva. Si osserva in questi paesi che hanno avuto delle bolle importanti, appunto UK in parte, ma soprattutto Spagna. Spagna è passato dal settore privato da un meno 8 a più 7, da prima e dopo la bolla. Irlanda da un meno 5 a più 7. E queste sono variazioni enormi, quindi un'enorme quantità di risparmio rispetto a quello che avveniva prima dello scoppio della bolla. Quindi Spagna, Irlanda. Il Giappone risparmiava già prima perché era già in balance sheet recession negli anni 90. Gli Stati Uniti sono passati da zero praticamente a 5, e quindi effettivamente si osserva questa cosa descritta da Richard Koo, per cui a seguito dello scoppio di una bolla i privati tendono a aumentare i loro risparmi, a diventare risparmiatori netti, e questo rallenta la crescita economica. In Italia non abbiamo avuto una grande bolla immobiliare, abbiamo avuto la bolla, ma non così grande. Siamo diventati risparmiatori netti soprattutto dopo la crisi dei debiti sovrani, quella del 2011. Quindi questi sono dati del 2017. Negli ultimi anni, dal 2000, sì, successivi al 2012-2013, anche l'Italia è entrata in questa fase che viene chiamata di balance sheet recession, ma non tanto a seguito dello scoppio della bolla, anche se in parte, ma perché appunto in Italia ci sono anche altri tipi di problemi. Però sicuramente dal 2011-2012 anche l'Italia è entrata in questa fase di balance sheet recession. Quindi effettivamente la previsione di Richard Koo è appropriata, cioè rispecchiata nei dati, che quei paesi che hanno avuto le bolle più grandi hanno avuto anche questo effetto di eccesso di risparmio, cioè di tentativo di ridurre l'indebitamento attraverso un maggiore risparmio del settore privato. E questa cosa lo vediamo anche con i bilanci settoriali dei vari paesi. Questi sono gli Stati Uniti. Qui colpisce in particolare il fatto che le famiglie siano indebitate tantissimo per partecipare al gioco della bolla immobiliare. E poi, dopo la bolla, o durante la bolla, hanno cercato invece di cominciare a risparmiare, quindi hanno ridotto l'indebitamento, hanno cercato di ripagare i mutui, quindi fallimenti anche di tanti risparmi. E lo stesso cercano poi di, appena possibile, appena sono riuscite, di iniziare a risparmiare per ripagare i debiti. Quindi questa analisi si osserva anche negli Stati Uniti, così come è chiaramente visibile in Spagna. Spagna è ovviamente un caso scuola, si potrebbe dire, proprio si vede come prima della crisi del 2007-2008 sia il settore delle famiglie e le imprese sono ampiamente in deficit perché si stanno indebitando appunto anche loro per partecipare alla bolla immobiliare. Subito dopo lo scoppio della bolla, entrambi cercano disperatamente di accumulare risparmi per ripagare i debiti accumulati. E di conseguenza, siccome la Spagna era già in deficit con il resto del mondo perché importava di più di quello che esportava, e che deve compensare è quello pubblico. Perché vi ricordo che la somma
dei bilanci settoriali deve essere zero, perché noi abbiamo diviso l'economia in quattro settori, e è chiaro che se c'è qualcuno in deficit ci deve essere qualcuno in surplus e viceversa. E quindi la somma di questi quattro settori deve essere zero. Quindi questo è quello che succede. Abbiamo queste dinamiche che effettivamente sono quelle che poi si sono realizzate, che come era effettivamente prevedibile, che il settore privato, entrando in grossa difficoltà, avendo accumulato tutti questi debiti, cerca di ripagarli, quindi si guarda bene dall'indebitarsi. E quindi il problema era come tentare di stimolare l'economia in una fase di recessione indotta da questo comportamento del settore privato che tenta disperatamente di ripagare i debiti accumulati. E la soluzione proposta fu quella di utilizzare dei metodi non convenzionali di politica monetaria, chiamate appunto quantitative easing. Quantitative easing non è altro che la solita operazione che fanno le banche centrali di acquisto titoli, solo che fatta su scala più grande e anche su scadenze diverse. Quindi tipicamente le banche centrali acquistano titoli a breve scadenza, titoli a breve, per controllare i tassi di interesse a breve, perché controllando i prezzi dei titoli a breve controllano i tassi di interesse a breve. E quindi controllando i tassi di interesse a breve la speranza è quella di controllare anche i tassi di interesse a lungo. Se però i tassi di interesse a lungo si volessero controllare in maniera più diretta, una possibilità sarebbe quella di acquistare non solo titoli a breve ma anche titoli a lungo, in modo da fare aumentare il prezzo dei titoli a lunga scadenza e quindi far ridurre il tasso di interesse direttamente dei titoli. Di titoli a lunga scadenza, quindi tutta la curva dei tassi anche a lungo si appiattisce, si schiaccia verso il basso. Quindi questo è un modo per influenzare direttamente la curva dei tassi anche a scadenze più lunghe. Quindi acquistando non solo titoli a breve, ma anche titoli a lungo. Questa è stata la soluzione proposta per cercare di stimolare l'economia. E non è ben chiaro come questo meccanismo operi, soprattutto appunto in una situazione in cui i tassi anche a lungo erano già abbastanza bassi, perché i tassi a breve erano molto bassi, perché la Banca Centrale li aveva portati praticamente a zero per cercare di stimolare l'economia. E sicuramente c'era l'aspettativa che questi tassi a breve sarebbero rimasti bassi per lungo tempo, quindi anche i tassi a lungo rispecchiavano già questa aspettativa, quindi non erano alti. E quindi non è chiaro quanto abbassare di qualche decina di basis point i tassi a lunga possa stimolare un'economia in queste condizioni, in cui tutti sono particolarmente indebitati. Anche perché lo stimolo che si sperava di ottenere era proprio quello di incentivare i soggetti economici a indebitarsi, appunto perché i tassi a lungo sono bassi, quindi spingerli a indebitarsi, ma se il problema di partenza era proprio l'eccessivo indebitamento, non è chiaro quanto fosse la soluzione giusta stimolare gli agenti economici a indebitarsi nuovamente. Se questi già erano terrorizzati dall'eccesso di debito e cercavano disperatamente di ripagare i debiti, non è chiaro quanto incentivarli a indebitarsi avesse potuto funzionare. E infatti non ha funzionato in realtà. Però si dice, beh, ma non è solo questo, in realtà il quantitative easing funziona perché sostiene i corsi azionari, perché c'è una relazione inversa tra tassi di interesse e il valore attuale delle obbligazioni e delle azioni sui mercati, quindi abbassando i tassi salgono i corsi azionari, quindi la gente si sente più ricca e quindi spende di più. Anche questo meccanismo è piuttosto indiretto, piuttosto complicato e tra l'altro è il problema che fa arricchire coloro che partecipano ai mercati finanziari, che tipicamente non sono le fasce più deboli e più povere della popolazione, sono le fasce, insomma, più benestanti, più ricche, che hanno anche una propensione al consumo minore, quindi sì, si fa arricchire qualcuno, che però è qualcuno che tipicamente non tende a consumare molto di più, se si sente più ricco. E infatti anche questo canale indiretto, canale passante per effetto ricchezza, non ha funzionato neanche. E allora si diceva sì, però effettivamente non è nemmeno quello, è il fatto che facendo quantitative easing si svaluta la moneta, perché si stampa più moneta e quindi c'è più moneta in circolazione, c'è una svalutazione del tasso di cambio. E anche qui però il problema è che questo può aver senso se c'è un solo paese che fa questa operazione e tutti gli altri invece non hanno questo problema e sono in una fase di crescita, quindi sono disposte a crescere le proprie importazioni dal paese in difficoltà. Se però tutti i paesi contemporaneamente cercano di fare questa cosa, cioè di svalutare per aumentare le esportazioni, quindi cercare di trovare la domanda aggregata all'estero, purtroppo, piuttosto che in casa, ovviamente questa cosa non può funzionare se tutti la vogliono fare, perché a livello aggregato non è che possiamo svalutare tutti contemporaneamente. Bisogna trovare appunto un altro paese fuori dal pianeta, probabilmente che si indebita e che è disposto appunto a accumulare deficit commerciali. Ma se in un sistema chiuso tutti vogliono accumulare surplus, e quindi accumulare esportazioni per alimentare appunto la produzione interna in assenza di domanda interna, ma soltanto la domanda estera, e ovviamente pensavo se non può essere fatta in aggregato. E quindi anche questo canale in realtà non funzionò perché tutti contemporaneamente cercarono di
di fare questa cosa, ma ovviamente non era possibile. Quanto siamo arrivati? Ok, qui abbiamo 10 minuti. Quindi questa fu la soluzione proposta e come anche Richard Q aveva previsto, non avendo funzionato in Giappone, non avrebbe funzionato neppure negli altri paesi. In Giappone questa cosa la fece prima di tutti gli altri, perché appunto anche in Giappone, non sapendo bene cosa fare, è proprio in Giappone in realtà che nacque questa politica del quantitative easing, cioè dell'acquistare titoli a varie scadenze di vario genere, anzi non solo pubblici ma anche privati. E quindi la implementarono già alla fine degli anni 90, e con scarsi risultati però, perché come mostra appunto Richard Kuhn in questa slide, l'aumento della base monetaria, cioè delle riserve, perché come l'acquista i titoli la banca centrale, appunto emettendo nuove riserve, come abbiamo visto, in cambio del titolo accredita le riserve alla banca che gli vende il titolo. Quindi le riserve aumentano, quindi la base monetaria aumenta. Però l'offerta di moneta, in particolare i prestiti, che è quello che conta, perché è quello che poi consente il riciclo di denaro nell'economia reale, i prestiti crebbero in Giappone solo del 19% su quanto 15-20 anni. Okay? Quindi praticamente non ci fu nessuna crescita nei prestiti su un arco di tempo così lungo, cioè il 20% su 20 anni è pochissimo di crescita dei prestiti. E questo perché appunto non era sufficiente iniettare liquidità nel sistema bancario se il sistema bancario poi a sua volta non concedeva prestiti. Perché, ripeto, purtroppo l'unico modo che abbiamo nel nostro sistema attuale economico di aumentare la moneta in circolazione al di fuori del sistema bancario è prestando. Cioè, l'unico modo che ha la banca di far uscire soldi dal sistema bancario e appunto iniettarli nell'economia reale è attraverso il prestito. Non c'è altro modo per cui si può finanziare l'economia reale e quindi appunto utilizzando la liquidità presente nel sistema finanziario per far crescere l'economia reale. L'unico modo è prestare. E però se non c'è persone disposte a indebitarsi perché sono già tutti troppo indebitati, i prestiti non aumentano e quindi l'economia non riparte. Quindi l'inflazione non è sorprendente che nonostante questo enorme aumento di riserve, che se uno crede al moltiplicatore dei depositi avrebbe comportato un enorme aumento di moneta e quindi di inflazione. In realtà non ha prodotto nessuna forma di inflazione perché quello che è arrivato al settore reale era solo una piccola frazione dell'enorme aumento di liquidità avvenuto all'interno del sistema bancario. Perché tutte queste riserve in realtà sono rimaste parcheggiate nel sistema bancario. Perché, ripeto, l'unico modo che ha il sistema bancario di far uscire queste riserve dal circolo del sistema bancario è quello di prestare, è l'unico modo. Se quindi non ci sono prestiti, non c'è crescita e non c'è neppure inflazione. Questa cosa si è vista chiaramente in Giappone e puntualmente si è verificata anche negli altri paesi dal 2007-2008 in poi. Le banche centrali hanno cercato di intervenire, ma gli interventi delle banche centrali sono stati del tutto, o comunque ben poco, incisivi, perché non hanno influenzato la quantità di prestiti, comunque l'hanno sostenuta poco la quantità di prestiti emessi alla fine del sistema bancario. E quindi se i prestiti non crescono, non cresce neppure l'economia e l'inflazione. Quindi questo l'abbiamo visto negli Stati Uniti e si è visto anche nell'Eurozona, anzi nell'Eurozona addirittura la quantità di prestiti è rimasta del tutto costante su un arco di 7-8 anni, è il motivo principale per cui non siamo ancora usciti dalla crisi del 2007-2008, perché in realtà non c'è stata nessuna crescita e non ci può essere crescita se non c'è aumento di prestiti e quindi di moneta in circolazione. Motivo per cui non siamo mai riusciti a raggiungere il target di inflazione previsto dalla Banca Centrale del 2%, comunque vicino al 2%, siamo sempre stati sotto. Perché se non ci sono prestiti, è inutile fare quantitative easing, l'economia non riparte. Lo stesso in UK, eccetera. Vabbè, direi che se ci sono domande, rispondo a queste domande, se no finiamo questa parte venerdì e quindi ci vediamo successivamente. Va bene, allora interrompo la registrazione e vi ringrazio per l'attenzione.